Ciao a tutti ragazzi, sono qui oggi 11 dicembre, mancano solo due settimane per Natale. Oggi 11 dicembre e siamo qui per... Oggi abbiamo la casella numero 11. State a vedere, vediamo che ci sta. Sempre più trasandato, sia per quanto riguarda l'igiene personale che i vestiti. Era depresso. Joe e Jim però non credono sia depresso. Quando Joe si era preso cura di alcuni dei cani avvelenati, non aveva indossato i guanti e rischiò di morire anche lui perché probabilmente assorbì un po' di quel veleno. Perse quasi 30 kg nel giro di poco tempo. Era diventato pelle e ossa. E da allora non fu più lo stesso. Joe vuole cogliere sul fatto i vicini. Lasci, voglio solo vedere i cani. No, lasciali in pace, torna qui. Joe passava molto tempo in giardino insieme ai cani per proteggerli. Non sapevamo che se ne stessi rintanato lì, mimetizzato in mezzo ai suoi cani. E poi, piantandoci gli occhi in faccia, disse: siete morti. Li sparerò, li farò fuori tutti. Morti. La mia figlia Natalie arrivò a dire che ci avrebbe sterminati tutti quanti tra le mura di casa nostra. Tu e tutta la tua famiglia? Quando rientrò dal giardino e ripetita, non riusciva a credere che gli avesse detto quelle cattiverie. Mi chiese di fare qualcosa. Fare la polizia subito. Cosa è successo? Perché sei così spaventata? Lender sconvolta. L'uomo su cui il tempo contava ora minaccia la sua famiglia. Mi chiedevo che cosa gli fosse successo. Eravamo a casa. Ok. Fatto. Giorno numero 11. Vedete? Giorno numero 11 abbiamo l'elicottero dei vigili del fuoco, vedete? Giorno numero 11 è l'elicottero dei vigili del fuoco, vedete? Sembra un elicottero da guerra. Bene, questo è tutto. Noi ci vedremo domani con la casella successiva. Ciao ragazzi!